gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate. Siamo con il professor Francesco Saraceno. Il professor Saraceno è un economista senior presso l'OFCE Sciences Po. Ha conseguito il dottorato di ricerca in economia presso la Columbia University e l'Università La Sapienza di Roma. I suoi principali interessi di ricerca riguardano le relazioni tra disuguaglianza e performance macroeconomica, politiche macroeconomiche europee e l'interazione tra le riforme strutturali e le politiche fiscali e monetarie. Vanta numerose pubblicazioni su diverse riviste internazionali. Salve, professor Saraceno. Buonasera. Piacere di incontrarla. Le rivolgiamo alcune domande. La prima: l'Europa, i media e gli economisti mainstream hanno addotto ai debiti pubblici degli stati dell'Eurozona la causa della crisi che è ancora imperversa in Europa. Secondo lei è corretta questa visione? E se non la trova corretta, qual è la sua? No, la visione non è corretta. C'è un solo paese per cui la finanza pubblica era un problema prima della crisi, e questa era la Grecia. E gli altri paesi che oggi sono in crisi, e forse ci metterei anche l'Italia, gli altri paesi che oggi sono in crisi invece avevano delle finanze pubbliche abbastanza invidiabili prima della crisi. Se faccio l'esempio della Spagna, che aveva sia un livello di debito che di deficit inferiore a quelli della Germania nel 2007. Il problema della crisi è un problema di eccesso di spese in alcuni paesi e di eccesso di risparmio in alcuni altri paesi. Quindi non è una favola di cicale e di formiche, come appunto dice lei, si vuole far credere nella vulgata tradizionale delle istituzioni europee e in parte della Germania, ma è una questione di squilibri legati a una costruzione monetaria che è incompleta e non funzionante. Per uscire dalla crisi, l'Europa raccomanda politiche dal lato dell'offerta. Liberalizzazioni del mercato del lavoro, tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, eccetera. In Grecia, Irlanda e Spagna, queste riforme sembrano non produrre gli effetti desiderati. Abbiamo veramente bisogno, secondo lei, di tali riforme o c'è il rischio di aggravare la situazione? Credo che qua sia interessante e giusto distinguere fra due piani temporali distinti. Sicuramente non abbiamo bisogno di riforme nel breve periodo. Alcuni paesi, insomma, ci metto il nostro, l'Italia, hanno ovviamente dei profondi punti di sofferenza nella loro economia che in certe condizioni possono creare dei vincoli di offerta all'attività economica, ma sicuramente non è la priorità oggi. E anzi, io direi che se si riuscisse a far ripartire la nostra economia, e oggi l'economia europea soffre chiaramente di un problema di domanda aggregata, quindi un problema che nella discussione fra scuole è un problema keynesiano, se vuole, se noi riuscissimo a far ripartire l'economia, forse i problemi strutturali di alcune di queste economie potrebbero essere affrontati in un contesto differente e risolti in un modo differente. E le riforme strutturali in periodo di crisi economica sono la cosa più stupida che ci sia, perché A, aggravano la situazione, B, molto spesso falliscono proprio perché sono condotti in un contesto non favorevole. Quindi io non sono fra quelli che dicono che le nostre economie sono tutte molto ben funzionanti. Penso per esempio che il sistema creditizio italiano sia un sistema creditizio che vada profondamente riformato. Penso che il problema della distribuzione del mercato dei prodotti e della riforma del mercato dei prodotti in Italia debba essere anche affrontato. Un po' meno il mercato del lavoro, io direi che il mercato del lavoro sarebbe la riforma del mercato del lavoro andrebbe affrontata un po' più in là, diciamo, dopo altre priorità. Ma comunque sia, qualunque siano le riforme strutturali che sicuramente si possono immaginare per far funzionare meglio le nostre economie, prima usciamo dalla crisi e poi le affrontiamo. L'argomento che viene di solito opposto a questo mio ragionamento è: ma solo in periodo di crisi c'è il consenso per fare queste riforme. Questa cosa io la trovo pericolosa da due punti di vista. Prima di tutto dal punto di vista della democraticità dell'idea. Cioè, tu non puoi far passare una riforma solo perché la gente sta alla canna del gas, mi scusi per il termine non esattamente tecnico, ma la riforma deve essere una riforma che deve essere condivisa e di cui la popolazione si appropria, se no diventa una riforma imposta. E abbiamo visto negli anni 90 cosa hanno dato le riforme imposte nei paesi dell'America Latina. E il secondo argomento che secondo me va valutato è che ci sono metodi politici per risolvere questa cosa. Io, per esempio, non sarei affatto contrario a un governo che oggi dicesse: io oggi faccio una politica di rilancio keynesiana della domanda, che è quello di cui oggi abbiamo bisogno in Italia e in Europa, e metto oggi in
atto delle riforme eventualmente, ma queste riforme le faccio entrare in vigore fra molto tempo. Al limite questo discorso potrei capire, c'è una questione di articolazione temporale fra politica dell'offerta e politica della domanda. Oggi sicuramente abbiamo solo bisogno di politica della domanda. Liberalizzare il mercato del lavoro oggi è una cosa assolutamente insensata, perché se anche io introduco più concorrenza, assumendo che vada fatto, io non credo che vada fatto, ma dando ragione a chi dice che questa cosa va fatta, introdurre oggi più concorrenza non fa altro che abbassare i salari e abbassare il potere d'acquisto dei lavoratori senza che questi lavoratori trovino un lavoro, perché non ci sono le vacanze, non ci sono i posti disponibili. E i posti disponibili non si aprono. Oggi le imprese non assumono non perché hanno dei problemi di rigidità del mercato del lavoro, oggi le imprese non assumono perché hanno dei grossi problemi di domanda aggregata. Il 45% delle imprese francesi, sono dati della settimana scorsa, interrogata, risponde: io ho problemi di domanda, non ho problemi di offerta, non ho problemi di rigidità del mercato del lavoro. Solo il 20% dice: io assumerei se la regolamentazione fosse più lasca. Sono sicuro che una statistica del genere la potremmo ritrovare anche in Italia se la stessa domanda fosse fatta in Italia. Quindi, ripeto, uno, problema di democraticità delle riforme in bad times; due, problemi di efficienza delle riforme in bad times; tre, problemi di articolazione temporale fra il corto e il lungo periodo. Con riferimento alla Germania, la cito: il successo di questa strategia negli ultimi anni è innegabile. Le esportazioni tedesche sono il naturale complemento degli eccessi di spesa della Germania, che inoltre è progressivamente diventata il grande creditore d'Europa. Ma è solo una questione legata all'export o c'è altro dietro il famoso modello tedesco? Pensa che possa effettivamente essere preso in considerazione come esempio da seguire e applicare anche da noi in Italia? Assolutamente no, per gli stessi motivi che le dicevo prima. La Germania ha un modello economico il cui successo viene valutato solamente sulla base di due parametri: le esportazioni e la disoccupazione. È vero che la Germania oggi esporta molto, è un surplus di partite correnti, ma come ho appena finito di dire, questo surplus di partite correnti è uno squilibrio, tanto quanto il deficit dei paesi della periferia, quindi va eliminato tanto quanto quei deficit. E secondo, non bisogna dimenticare che dietro alla bassissima disoccupazione tedesca c'è un mercato del lavoro tedesco che è stato praticamente spaccato in due e reso duale, in cui una gran parte della massa dei lavoratori hanno bassissimo potere d'acquisto e condizioni di vita che sono estremamente negative. Allora, l'unico aspetto positivo dell'accordo di coalizione fra i socialdemocratici e il partito di Angela Merkel e i cristianodemocratici è proprio questa introduzione di un salario minimo che dovrebbe ridurre un pochettino questi scompensi nel mercato del lavoro tedesco. Perché il modello tedesco è un modello molto complesso e non necessariamente un modello particolarmente attraente. Per esempio, c'è un livello di investimenti bassissimo, c'è un livello di investimenti pubblici bassissimo, c'è un investimento in capitale umano che si riduce, e quindi bisogna vedere nel lungo andare che cosa questo comporterà nella capacità di produrre innovazione e forza lavoro qualificata, eccetera, eccetera. C'è un grandissimo savoir-faire tecnico, ci sono alcuni settori esportatori molto protetti e in cui i lavoratori sono molto ben pagati, che trainano tutta l'economia, ma c'è un sistema sempre più duale. Quindi io non sono sicuro che vorrei imitare il modello tedesco. Su una scala un pelo più globale, poi, c'è da dire che è abbastanza bizzarro proporre agli altri paesi della zona euro un modello che non è possibile generalizzare. Non si può tutti esportare allo stesso tempo. Se io importo, qualcun altro deve... Cioè, io esporto, qualcun altro deve importare. Se i tedeschi non consumano, qualcun altro deve consumare. Un mondo fatto di esportatori netti esisterebbe soltanto se commerciassimo con la Luna o con Marte. Al momento il commercio interstellare non esiste, e quindi l'idea stessa che si proponga come modello vincente, un modello che non è generalizzabile per motivi di pura contabilità, perché non si può tutti esportare allo stesso tempo, già rende questo modello non particolarmente affascinante. A livello macroeconomico per la zona euro, non trova che questo tipo di politica, che in qualche modo spinge introducendo un nuovo super gold standard a un neomercantilismo, diventi poi contraddittoria dal momento che spinge contemporaneamente a rafforzare la moneta e quindi impedendo l'esportazione al di fuori della zona euro?
C'è, mi sembra un'osservazione corretta, c'è una certa contraddizione. Questa contraddizione viene vinta dalla Germania che coesiste con un euro forte, in primo luogo perché esporta molto nella zona euro e quindi è protetta dal rischio di cambio, ovviamente, perché esportando in Italia l'euro forte non dà fastidio alla Germania. Questo è sempre meno vero perché con la crisi dei paesi del sud le esportazioni tedesche si stanno riorientando verso l'esterno della zona euro. E la seconda cosa è la compressione dei costi salariali, e torniamo al discorso delle riforme dell'offerta che io trovo non particolarmente indicate, la compressione dei costi salariali, e questi sono tutti gli aspetti negativi, e piccolo, bisogna dare credito poi ai tedeschi anche quando fanno qualcosa di bene, anche una capacità di orientare, di avere una politica industriale che orienta il sistema produttivo a dei settori ad alto valore aggiunto, cioè non è tutto schifo quello che fanno i tedeschi, sono delle cose che fanno anche molto bene e loro sono stati capaci di posizionarsi in una fase storica precedente alla crisi su alcuni settori che sono i settori che oggi tirano. Ma anche questo bisogna vedere se continuerà, perché lo specializzarsi nelle macchine utensili è molto comodo finché la Cina cresce al 10% all'anno e domanda queste macchine, ma man mano che la Cina maturerà, l'economia cinese maturerà, la domanda per questi beni ovviamente verrà meno. A questo punto anche il modello tedesco potrebbe trovarsi in crisi, come si è trovato in crisi il nostro modello invece di gamma più bassa 15 anni prima. Diversi economisti sostengono che rimanendo così com'è l'assetto dell'area euro, questa imploderà autonomamente. Lei lo considera probabile? È una domanda difficile, nessuno di noi ha la palla di vetro. Lei ritiene che possa essere sostenibile nel lungo periodo il modello dell'euro? Lei prima proponeva che in qualche modo la Germania cambiasse la propria politica in relazione a quella degli stati del sud. In qualche modo questo confligge con l'assetto dell'area euro che impedisce già dai trattati fondamentali il trasferimento fiscale dall'uno all'altro dei paesi membri. Trova che questo porterà a un collasso inevitabilmente dell'assetto attuale? No, io no, credo che questo assetto potrebbe andare avanti per molti anni ancora. Il modo in cui andrebbe avanti mi preoccupa, nel senso che noi siamo oggi tutti a felicitarci perché l'euro non è imploso, senza renderci conto che la zona euro è ancora oggi a un livello di produzione più basso di quello che aveva nel 2008, nel suo complesso. Alcuni paesi stanno diversi punti al di sotto del livello di produzione del 2008. E io quello che vedo come più probabile non è tanto un'esplosione della zona euro, ma è un lento scivolare in una stagnazione economica, con un tasso di crescita dell'1%, 1,5% ci vede stappare bottiglie di champagne. Quindi alta disoccupazione cronica, impoverimento costante e una situazione un po' alla Giappone anni 90, per capirci. Ecco, questo è quello che ritengo essere più possibile. Una precisazione su quello che ha detto lei, i trattati non impediscono i trasferimenti fiscali, i trattati impediscono il bailout da parte della banca centrale, cioè impediscono che la banca centrale acquisti debito dei paesi membri. Nulla impedirebbe di mettere in piedi un sistema per cui, per esempio, c'è un sussidio di disoccupazione europeo che viene pagato dai paesi in base alle differenti posizioni sul ciclo, quindi i paesi che stanno andando meglio mettono soldi in questo fondo e i paesi che stanno andando peggio usano questo fondo per pagare sussidi di disoccupazione. È una proposta, peraltro, della Commissione europea di un mese fa, che è passata come una meteora nel dibattito e che invece, secondo me, sarebbe valso la pena di approfondire e di discutere. Quindi, appunto, per rivenire all'origine della domanda, l'esplosione potrebbe essere evitata perché c'è chiaramente una volontà politica di evitarla e anche se lei guarda per esempio i sondaggi in Grecia sono abbastanza impressionanti il livello di supporto che ancora oggi c'è per l'Europa dopo quello che stanno passando a causa, tra virgolette, dell'euro. Quindi io credo che l'euro potrebbe anche sopravvivere con i 17 membri attuali, senza nessun paese che ne esce. Quello che invece temo è che se non si mette mano alla governance, sia istituzionale che di politica economica, questa cosa rimanga ci conduca a un decennio di crescita. Qui in Francia dicono croissance molle, di crescita
vicina allo zero, di semistagnazione, in cui non c'è dinamismo, non c'è crescita, non c'è investimento, non c'è innovazione, e in cui l'economia si trascina lentamente di crisi in crisi senza sussulti né negativi né positivi. C'è anche, mi sto dilungando e mi scuso, c'è anche d'altra parte la possibilità che questo non succeda. E per fare questo non c'è bisogno di distruggere l'euro, c'è semplicemente bisogno, secondo me, di rimettere mano alle istituzioni economiche europee e rendere l'Europa, la zona euro, più simile a un sistema federale, in cui, come diceva lei, ci sono dei meccanismi di compensazione fra zone che vanno a velocità diverse, che fanno sì che la velocità media rimanga elevata e che nessun paese si allontani troppo dalla velocità media. Non bisogna andare a guardare tanto lontano, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una moneta unica, ma hanno anche molti meccanismi, alcuni meccanismi di mercato, più flessibilità, più mobilità, eccetera, eccetera, ma molti meccanismi anche istituzionali, di tipo brutalmente legati alla spesa pubblica e alla tassazione, che consentono, se uno Stato va molto veloce e uno va molto piano, un flusso di risorse dallo Stato che va veloce allo Stato che va piano, che riequilibrano la crescita, e la mancanza di squilibri fa sì che la crescita media sia anche più elevata. Quindi ripeto, non bisogna andare tanto lontano, basta studiare come funziona un sistema federale propriamente compiuto. Noi abbiamo un sistema federale che c'ha soltanto un pezzettino, quindi non, per quello io non sono anti-euro, io sono un pro-euro ben costruito, e siamo ancora molto lontani da lì. Lei pensa che l'Italia dovrebbe uscire dall'euro come oggi, e nel caso uscisse, trova fondate le ipotesi secondo le quali si verificherebbero una svalutazione pesantissima e una successiva iperinflazione? Io trovo che se un paese grande come l'Italia uscisse dall'euro, le perturbazioni sarebbero tali che potrebbe succedere tutto il contrario di tutto. E quindi in questo senso penso che abbiano torto tanto gli ottimisti ad oltranza che i pessimisti ad oltranza. Non si può sapere cosa succederebbe. È chiaro che ci sarebbe, per dirne una, il grosso problema di tutto il debito outstanding dell'italiano, che sarebbe in euro e che quindi rischierebbe di appesantirsi se la nuova lira si svalutasse. Quindi un'uscita dall'euro dovrebbe per forza andare con un ripudio del debito, sia pubblico che privato, quindi un grosso default, e quindi questo ovviamente creerebbe grossa instabilità. Detto questo, non sono convinto che potrebbe essere lo scenario peggiore, perché io ribadisco quello che ho detto prima. Quello che io temo di più è una situazione in cui lo status quo attuale di una economia anemica si prolunga indefinitivamente, e questo stiamo vedendo, che nonostante la situazione non sia di una caduta del PIL del 10% ogni anno, anche questa crescita così debole basta per iniziare a disgregare il tessuto sociale dei nostri paesi. E non parlo soltanto dell'Italia o della Grecia o della Spagna, parlo anche della Francia, dove si vede sempre più estremismo di destra, sempre più estremismo populista, e in cui quindi quello negativo, se vogliamo dire. Quindi quello è lo scenario che io temo di più. Io direi che nel mio ordine di priorità personale, io penso che bisognerebbe lavorare oggi per avere un euro più forte, più giusto e più federale, quindi questo sarebbe il mondo ideale. In mancanza di questo, mettere in atto qualunque meccanismo che sia un surrogato di questa Unione Federale, che oggi è politicamente molto difficile da fare, quindi ridisegnare i vari meccanismi che esistono adesso per rendere possibile trasferimenti più o meno nascosti, immaginare un sussidio di disoccupazione europeo, perché no, come è stato proposto recentemente da un gruppo di lavoro di cui anch'io faccio parte, pensare a un salario minimo europeo che garantisca di mettere un freno alle deflazioni salariali competitive, il sussidio di disoccupazione europeo che consentirebbe di compensare fra aree a diversa velocità, di cui ho accennato già prima. Tutto questo sarebbe, ripeto, tutte soluzioni surrogate, ma in mancanza della volontà politica e dello spazio politico per andare verso gli Stati Uniti e Europa, potrebbero essere un second best. Se no rimangono le due soluzioni catastrofe, che sono: una, l'implosione della zona euro, e l'altra lo status quo attuale indefinito, e le due mi sembrano entrambe catastrofiche. In che senso e in che modo non si può sapere oggi,
Però mi sembrano entrambe due soluzioni che bisognerebbe evitare con tutte le forze, non per rimanere dove stiamo adesso, perché anche oggi non siamo in una situazione particolarmente brillante, ma per provare a, ripeto, a andare avanti e finire di costruire degli Stati Uniti d'Europa. L'ultima domanda. Secondo lei l'attuale disastro dell'euro è stato causato da incompetenza o è stato piuttosto intenzionale? Cosa intende per intenzionale? La creazione di sacche di disoccupazione estremamente alta che permettessero una compressione del mercato del lavoro e interessi veloci sul breve periodo, sul quarter, e non tanto sul lungo periodo degli anni in cui si risulta disastroso per tutti. Quindi in qualche modo un'intenzione finanziaria per la realizzazione di un profitto sul breve periodo. Allora, io credo. Non avevo capito bene. Io credo che l'euro non sia un complotto. Quindi credo che l'euro sia semplicemente una costruzione imperfetta e incompleta. Credo, ciò nonostante, quindi, e non è una questione di competenza, è una questione di forse che quando si è arrivati all'euro ci si è troppo cullati in quest'euro senza capire che era una tappa verso un obiettivo finale che era molto più ambizioso, che era quello dei padri costituenti, di Spinelli, di Jean Monnet e così via. Quindi credo che quello non sia stato né incompetenza né dolo, se vogliamo, sia stato semplicemente un non aver afferrato che entravamo in un limbo pericoloso in cui bisogna fare un salto ulteriore per consolidare quello che era successo prima. Detto questo, nonostante appunto quindi non pensi che ci sia dietro che l'euro sia stato uno strumento, penso che però la crisi sia stato un momento in cui alcuni poteri, alcuni interessi hanno visto un'opportunità per smantellare, diciamo in senso lato, lo Stato sociale in Europa. Quando io sento, questo lo dice molto bene Paul Krugman nel suo blog, quando io sento Olli Rehn prendersela con la Francia perché riduce il deficit via aumento delle tasse e non via riduzione della spesa, io mi dico che c'è un problema, perché Olli Rehn dovrebbe solo interessare se il debito francese è sostenibile o no e se il deficit francese è alto o no. Se la Francia decide di farlo preservando il suo stato sociale, aumentando le imposte, questo non dovrebbe interessare a Olli Rehn. Quindi quando Olli Rehn fa questo attacco violento alla Francia perché ha alzato le tasse e non ha abbassato le spese, io ci leggo lì sì. Un tentativo di dire approfittiamo della crisi per smantellare lo Stato sociale. Quindi, ripeto, non è intenzionale l'euro, ma non sono completamente in disaccordo con chi vede nella gestione della crisi un modo per smantellare alcune conquiste sociali e alcune specificità del modello sociale europeo che secondo me invece bisognerebbe preservare. La ringraziamo per l'intervento. Grazie a voi.